Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati con il nostro classico podcast settimanale. Partiamo subito perché abbiamo molte news da darvi. Abbiamo recensito questa settimana vari prodotti. Iniziamo subito con la recensione del Sony Smart Band 2, un tracker fitness molto molto versatile, interessante, che però non ha un display. Questa è l'unica pecca che ho riscontrato di questo tracker fitness. Poi abbiamo recensito anche la custodia Slim Folio di Leitz. Questa custodia di particolare ha il fatto che garantirà la vostra privacy se avete magari un vicino di posto sul treno, sull'aereo o quant'altro, oppure un vicino al posto di lavoro che sbircia sul vostro tablet. Per scoprire maggiori dettagli vi invito appunto a leggere la nostra recensione dedicata appunto. Poi abbiamo recensito sempre di Leitz una potente power bank da ben 12.000 mAh, power bank portatile che permette di ricaricare ben due dispositivi contemporaneamente. Infine terminiamo con le recensioni. Abbiamo recensito l'Asus ZenPad C7 con la sua relativa tricover, sempre prodotta da Asus. Un tablet di fascia bassa adatto ai neofiti, diciamo, per quanto riguarda i tablet, e devo dire che si è comportato abbastanza bene. Ovviamente non si possono pretendere grandi prestazioni anche dal lato delle fotocamere, perché è un tablet, come ho detto, davvero di fascia bassa, così come il suo prezzo. Vi invito dunque a scoprirlo, soprattutto per quanto riguarda la tricover, che gli dà un tocco, diciamo, oltre che di eleganza, anche giovanile, perché è molto colorata. Passiamo poi alle altre news. Microsoft che ha presentato Xbox One S, un'evoluzione, una piccola evoluzione della Xbox One che ormai tutti conosciamo. Poi abbiamo avuto modo di vedere OnePlus 3, che finalmente è stato svelato. Si potrà acquistare ad un prezzo di 399€ senza inviti per la prima volta. Finalmente hanno deciso i produttori di vendere appunto il dispositivo senza inviti. Io personalmente trovavo un po' un handicap la vendita tramite inviti dei loro dispositivi, mentre adesso si può acquistare tranquillamente 399€ tramite il loro sito internet. Poi abbiamo parlato anche di una serie di televisori Panasonic molto molto interessanti. Stiamo parlando della serie DX800, una serie di televisori che ha a che fare anche con Hollywood. Dai prezzi relativamente contenuti, vi invito a scoprire l'articolo dedicato, perché sono davvero molto molto interessanti questi televisori, che hanno anche dimensioni dai 50 ai 58 pollici. Poi ovviamente adesso parliamo del, fra virgolette, il clou della settimana, ovvero l'evento Apple nel suo WWDC, che ha presentato iOS 10, watchOS 3, macOS Sierra e la nuova versione di tvOS. Ovviamente fare puntati su iOS 10, che ha presentato delle novità più che altro per quanto riguarda la lock screen, che è andata a perdere lo slide to unlock, i widget completamente ridisegnati. Infatti abbiamo dei widget stile banner che troviamo anche su OS X e Capitan, più o meno similari, ecco. Comunque vi invito a seguire il nostro articolo. Bene, per questo podcast è tutto. Vi invito ovviamente a visitare il nostro sito internet, nonché il canale YouTube. Grazie ancora, ciao!